Salve utenti di YouTube, da Narratore Italiano. Da Porfo 90. Oggi voglio parlare brevemente con Andrea, alla mia sinistra, del problema spazzatura a Roma. Nella fattispecie concreta, ultimamente ho notato che in diverse zone della città ci sono cumuli di rifiuti che si trovano al di fuori dei cassonetti. Il problema in questione, secondo me, è da attribuire al rovistaggio. Il rovistaggio non è altro che un modo per andare a tirar fuori la roba dal cassonetto e lasciarla lì fuori in barba a qualsiasi voglia e attenzione di rimetterla al suo posto. In genere molti rom, molti zingari praticherebbero questa diffusa pratica che io considero non delle più buone, non delle più giuste, ma è comunque questa una mia opinione personale. Speriamo che comunque vengano potenziati i servizi e venga potenziato anche il servizio, perché ricordiamolo che viviamo in una città grande, centro del cristianesimo, grazie al fatto che abbiamo la Basilica di San Pietro, la Basilica di San Paolo ed anche le altre basiliche minori che sono comunque di grande pregio. Speriamo che la problematica in questione venga a essere risolta e che soprattutto ci siano persone che facciano fronte alla difficoltà di rimettere a posto la città in questione. Quindi speriamo che ci sia un miglioramento. Tocca a te brevemente, sì, dare la tua opinione. Sì, io pure mi auguro che ci sia un miglioramento netto delle condizioni in cui versa oggi Roma, perché purtroppo quello dei rifiuti è un problema cronico che la nostra città si trascina da ormai molti anni, nonostante si siano succedute molte amministrazioni. Il problema dei rifiuti è sempre stato presente, soprattutto nelle zone più periferiche, ma anche centrali, ripeto, ma quelle periferiche sono veramente delle discariche a cielo aperto. E con l'estate il problema diventa ancora più grave, perché il caldo fa esaltare ancora di più la puzza dei rifiuti organici. Quindi i cittadini si trovano a dover far fronte a questa situazione, a questo disagio, a questo enorme disagio, con grande difficoltà. Sinceramente io anche, che vivo in una zona dove questo fenomeno è presente, dove ci stanno veramente tante buste lasciate fuori dai cassonetti, tante sporcizie ai lati della strada. Veramente è una situazione difficile, cui purtroppo i mezzi cui oggi che il comune oggi usa per cercare di far fronte sono insufficienti, perché è vero che ci sono ancora oggi dei camion del Lama che ogni tanto passano a pulire, ma purtroppo ce ne vorrebbero molti di più, servirebbe più personale, soprattutto lavorare a più ore, non solo durante la notte ma anche durante il giorno, visto la quantità di rifiuti da smaltire. Senza contare poi un fattore molto importante che il mio amico narratore italiano ha omesso, che è la discarica di Malagrotta, che era qui fuori Roma, era la discarica più grande d'Europa ed era la discarica che raccoglieva la maggior parte, se non la totalità, dei rifiuti cittadini. Da quando è stata chiusa, proprio per via di organizzazioni mafiose, ricorderete molto bene la storia di Cerroni eccetera, e quindi da quando l'hanno chiusa purtroppo Roma si trova con questo problema di smaltimento di rifiuti e non sa dove il comune dove portarli. Quindi io mi auguro che il comune, mi auguro che il comune trovi presto una soluzione che possa giovare a tutti i cittadini e che possa ridurre al meglio le condizioni di questa città. Ok, grazie caro Porfo, un saluto. Porfo 90, Porfo 90, donatori, iscrivetevi, commentate e al prossimo video.